Quante volte ti sei confrontato o hai conosciuto altre persone che pensi o loro pensano di avere una bassa autostima e fanno di tutto per avere una stima verso se stessi? Leggono libri, vanno in ipnosi, fanno meditazione, lavorano con le visualizzazioni, si confrontano con altre persone, fanno terapia, con tutto rispetto al lavoro che magari queste persone fanno e dedicano loro stessi, ma manca una caratteristica fondamentale. L'azione verso delle nuove abitudini, dei nuovi comportamenti ed essere più flessibile in ciò che si pensa, in ciò che si fa, perché molte volte chi ha una bassa autostima è perché ha un'aspettativa molto alta rispetto agli altri e magari rispetto all'ambiente di lavoro o all'ambiente circostante a noi nella nostra vita. Perché? Perché magari quelle persone non si sentono considerate e dentro le loro regole di essere considerate hanno bisogno del massimo della loro attenzione. Ma fermiamoci un attimo, perché ci sono e ci saranno tantissimi esercizi legati nel sviluppare una migliore autostima. Ma oggi, attraverso questo video, riflettiamo un secondo. Quando abbiamo bassa autostima, ce la cantiamo da soli. Ci diciamo un sacco di cose: non sono adeguato, non sono sufficiente, non ho le capacità, non ho le competenze. Ci creiamo un sacco di scuse nelle quali cerchiamo anche confronto dal mondo esterno. E allora, per avere autostima, stima di se stessa, mi devo stimare. La prima cosa è guardarmi allo specchio e dire io valgo, io amo me stesso, io amo il mio corpo, io amo la mia comunicazione, io amo la mia voce, io amo le mie cellule, io amo me stesso. Quindi questa è la prima caratteristica che dobbiamo fare, amare noi stessi, fare le cose per il nostro bene, per l'amor di noi stessi. Seconda cosa è quando pensi e dici una cosa, la devi fare. È necessario farla, è un imperativo. Voglio oggi, voglio bere un caffè, facciamo un esempio pur banale che sia, ma per molte persone è anche difficoltoso. Voglio bere un caffè e decido di bere un caffè. Arriverai a fine sera che ti sentirai meglio perché hai rispettato un tuo pensiero, hai rispettato un tuo concetto e conseguentemente a questa idea che ti voglio portare per iniziare a lavorare sulla tua stima. Ed essere coerente in ciò che dici e in ciò che fai. Se decido oggi di fumare 3 sigarette, fuma 3 sigarette. Se decido oggi di allenarmi, vado ad allenarmi, a prescindere dalle condizioni e dalla situazione, se piove, se c'è il traffico, se sono rimasto senza benzina, voglio andare lì. E se non posso andare in palestra o andare a fare un'attività fisica, farò qualcosa a casa. Okay? L'importante è rispettare ciò che dici e ciò che fai. Lascia perdere per un momento le visualizzazioni, lascia perdere per un istante le terapie, tutto ciò che abbiamo fatto nel passato, ma concentrati oggi attraverso l'esercizio e sai benissimo che questo percorso è pieno di esercizi, è pieno di strumenti da poter mettere in azione per migliorare noi stessi. Quindi parti da qui, dico e faccio, rispetta il tuo pensiero, rispetta la tua anima, rispetta il tuo mondo interiore, vedrai che ti porterà tanta ricchezza e tanta opportunità per la tua vita.